Tu hai sempre tre domande, non di più. Tosato in camisetta? Guarda, sente la primavera. Ragazzi, è già estate però. Che ora è? 29. Allora, aspettiamo un minuto. Tanto buongiorno a tutti. Vediamo oggi un aggiornamento rispetto, beh, ovviamente al bollettino. Si sta andando avanti con la vicenda di AstraZeneca e di Johnson & Johnson per capire se a livello nazionale si possa avere, diciamo, e la sta seguendo l'assessore, diciamo, una definizione migliore rispetto a questo tema della raccomandazione nella vaccinazione. E poi due o tre cose. Boh, 2:30, eccoli qua. Allora, i tamponi molecolari sono 5.344.000 e i tamponi rapidi sono 4.747.000. Totale sono 10.091.951. I positivi delle ultime 24 ore sono 255. Positivi su 34.754 tamponi, vuol dire lo 0,73 di incidenza. Quindi ricordiamo sempre a chi pensa che il virus non ci sia più che 255 nuovi infettati li abbiamo avuti anche nelle ultime 24 ore. I positivi dall'inizio della pandemia sono 422.488. I positivi di oggi, cioè quindi quelli che sono positivi isolati, sono 9.007, vedete questo è un dato che continua a calare, 9.704. Calano anche le presenze in ospedale, in maniera fra l'altro importante, forse oggi queste ultime 24 sono, rappresentano la giornata con più calo, 773 ricoverati, meno 60. Questi 773 sono così distribuiti, 681 in area medica, quindi in area non critica, e 92 in terapia intensiva, quindi 57 in area medica che vengono dimessi e 3 in terapia intensiva. Le terapie intensive, peraltro, sommate alle terapie intensive non Covid, che sono 331, fanno 423 in totale le terapie intensive allestite oggi. Totale di decessi 11.540 più 8. I dimessi sono 21.609. Allora, due o tre cose. La prima, che noi ci stiamo avviando verso, sapete, iniziamo nella fase della giornata di valutazione, quindi domani vi daremo un po' di parametri rispetto all'R-Con-T, all'incidenza dei 100.000 del numero di positivi su 100.000 e il coefficiente di riempimento di terapie intensive e di area non critica. Vi ricordo che tutti i venerdì c'è la valutazione, però insomma abbiamo ragionevoli motivi di pensare di confermare, diciamo, il nostro trend e quindi di andare verso la terza settimana, che dovrebbe essere quella decisiva rispetto al fatto che si vada in zona bianca. Se confermeremo il parametro importante di essere sotto i 50 di incidenza su 100.000 abitanti, e dai dati che avete visto in questi giorni insomma ci siamo, è verosimile che si possa andare in zona bianca dal 7 di giugno. Cosa significa questo? Oggi avremo un incontro importante alle 14.30, oggi è una giornata di incontri a livello nazionale, perché zona bianca, dobbiamo capirci anche su cosa intendiamo per zona bianca. Allora, io vi dico qual è la mia posizione e cosa porto in riunione. Porto l'idea che in zona bianca ci sia la possibilità di applicare
diciamo, pur adottando le linee guida che già sono note, le aperture. E la domanda fatidica che tutti ci fanno e mi fanno in queste ore, ma il coprifuoco è da cancellare? Guardate, il coprifuoco è diventato purtroppo un totem ideologico. È diventato, come accade spesso nei dibattiti nazionali, soprattutto in questo paese, che vive spesso di dibattiti, è diventato il Guelfi contro i Ghibellini. Allora, vorrei ricordare che il virus si avvantaggia solo degli assembramenti, quindi quando noi riusciamo a mettere in contatto più persone. Allora, è innegabile che i contatti maggiori avvengano durante le ore diurne, dalle 5 del mattino alle 11 di sera, che è l'ora del coprifuoco, dove noi ci assembriamo nei mezzi di trasporto, nei posti di lavoro, nelle scuole, in altri edifici. Pensare che il virus sia più aggressivo dalle mezzanotte alle 5 del mattino mi viene da ridere, anche perché le forme di assembramento oggi in quegli orari lì sono veramente ridotte quasi a zero. Considerate che ad esempio tutti i locali notturni sono comunque non autorizzati nell'apertura, cioè quindi non abbiamo neanche la scusa di dire ma ci sono discoteche aperte, per dire. Quindi io ci vedo solo un problema nel mantenere il coprifuoco. E attenzione, non deve essere letta come è sparito il coprifuoco, non abbiamo più il problema del virus. Il virus c'è, bisogna non abbassare la guardia, però la comunicazione internazionale risulterebbe devastante spiegare al mondo intero che il coprifuoco resterà fino al 21 di giugno, come previsto dal decreto, e quindi la zona bianca di fatto non porta a casa nessuna utilità da essere zona bianca rispetto alle altre zone. Quindi sul coprifuoco la nostra posizione è chiara. E cercheremo di capire oggi quali saranno le posizioni dei colleghi, però è pur vero che, fra l'altro, penso insomma che possa essere anche sufficientemente condivisa la nostra posizione. Abbiamo ad oggi fatto 2.616.000 vaccinazioni, esattamente 2.616.800 vaccini. E nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 26.230 inoculazioni. Considerate che siamo a secco di vaccini perché abbiamo un magazzino con poca roba. Oggi dovrebbe arrivare Pfizer, se non arriva siamo in secca ormai. Come accade in tutti i mercoledì, sapete che le giornate più critiche sono dal mercoledì al giovedì. Voglio fare gli auguri a due signore, la signora Gina Casarin di Mestre, che fa 100 anni oggi, quindi facciamo gli auguri di buon compleanno, e la signora Santa Cagnato di Roncade, che oggi ne fa 102. Quindi auguri alla signora Gina Casarin e alla signora Santa Cagnato. Vi dico quello che vi posso dire, che ci stiamo interessando della vicenda del signor Marco Zennaro, Sudan. Rispetto alla vicenda del dottor del signor Marco Zennaro, che è trattenuto da oltre 50 giorni in Sudan, ecco, rispetto a questa vicenda voglio dirvi che nell'ottica di dare comunicazione, ma anche di rispettare alcuni aspetti riservati, dico che ho avuto più interlocuzioni con il ministro Di Maio, che ho trovato a parte disponibile, ma anche, diciamo, informato. Quindi non ho trovato un terreno vergine, come a volte capita, no? Che tu chiami in giro, chiami qualche ufficio a Roma e dici, ma cioè, adesso mi informo. No. Posso dire, tra i tanti ragionamenti che abbiamo fatto in queste ore, posso dire che è aumentata l'attività rispetto a questo caso per una possibile soluzione. Posso dire che il quadro è abbondantemente definito, quindi è ben chiaro di cosa stiamo parlando.
e del fatto che lui è stato trattenuto dal fatto che aveva fatto un primo versamento, diciamo una sorta di caustazione, fediussione, e poi è stato ritrattenuto in carcere. E speriamo di portare a casa questo Veneto velocemente. E tutte, diciamo, le forze sono dispiegate per far sì di raggiungere l'obiettivo. Confermo che col ministro ne abbiamo parlato in più occasioni, e confermo anche che il ministro ha dimostrato disponibilità, e quindi c'è anche un clima sereno nell'affrontare assieme tutta questa partita. Non posso aggiungere altro, però vi prego di credere che la stiamo seguendo, a parte il fatto che non dobbiamo giustificarci con nessuno, ma penso anche ai familiari, ve lo dico, penso ai familiari, all'angoscia, anche ai tanti amici che mi hanno chiamato di Marco Zennaro. Penso che sia giusto dare un minimo di informazione. L'informazione è: siamo sul pezzo, lo è il ministro, è sottoscritto, e diciamo che sono attivate tutte le forze che si potevano attivare per cercare di chiudere questa partita, anche in loco, punto. Non posso aggiungere altro. Se avete domande, signori. Filippo Tosatto. Sì, buongiorno. Intanto, esattamente la riunione delle 14.30, sì. Che riunione è e che agenda ha? Buongiorno, è una riunione che ha conferenza dei presidenti, riunione politica, fra l'altro politica, insomma, di coordinamento tra presidenti, perché poi pomeriggio alle 16 c'è la riunione col governo. Quindi sul piano nazionale di resilienza e ripartenza, ma anche su tutto quello che sono poi i temi connessi al Covid, è inevitabile. Quindi insomma la sua posizione sarà quella di chiedere l'abolizione? Parleremo anche di semplificazione, che è fondamentale. Ma sì, sul Covid la mia posizione è chiara, noi porteremo la posizione che in zona bianca si applichino le linee guida, non liberi tutti, linee guida, e ci sia l'abolizione, quindi linee guida per aprire tutto e via il coprifuoco. Coprifuoco perché, ripeto, l'assembramento ce l'ho dalle 5 del mattino alle 11 di sera oggi, no? E ce l'ho il posto di lavoro, mezzi di trasporto, scuola e dove capita. Dire che di notte che si creano assembramenti pericolosi mi sembra un po' avventurosa dal punto di vista epidemiologico. Se poi il tema diventa ideologico e diventa un totem quello del coprifuoco, ne prendo atto, ma non lo condivido. Ecco, senta, ma nelle interlocuzioni con i ministri, insomma con i rappresentanti del governo legati anche all'attività quotidiana di gestione della pandemia, lei ha avuto l'impressione di una disponibilità a un allentamento generale fino alla cessazione dei divieti, oppure ha l'impressione che vi siano ancora delle resistenze? No, io vedo, al di là del CTS che ha risposto alle nostre linee guida con alcuni aspetti che insomma spero che si risolvano, perché non sono, alcuni non sono praticabili. Però, tipo, non so, c'è un'idea di imporre, di mettere i tavoli a scacchiera nei ristoranti, c'è robe che non, uno non ha neanche mai fatto il cameriere per dire una roba del genere. E, però, al di là di questo, che poi una soluzione la si trova, io vedo che c'è assolutamente un'impostazione che punta alla via d'uscita. Prova ne sia che il decreto che ha fatto il governo, e va riconosciuto, prevede che il 21 di giugno cessi il coprifuoco. E questo è il primo dato che è incontrovertibile. Ciò vuol dire che si inizia l'estate in maniera libera. Dopodiché l'avvicinamento da qui al 21 giugno, non me la sono inventata io quella della storia di entrare in zona bianca, no? Se poi abbiamo parametri da zona bianca come Veneto dal 7 giugno, è giusto dire ai veneti che in zona bianca in teoria dovremmo avere un approccio diverso da quella gialla o arancione o rossa, secondo logica. E la nostra logica è quella di aprire. Perché se non apri in zona bianca, che zona dobbiamo fare? La trasparente? No, ecco, a questo proposito, siccome magari non tutti hanno presenti quali sono le caratteristiche della zona bianca, come si può riassumerla?
Ma fondamentalmente la zona bianca è il ritorno alla normalità, ovviamente sempre con un tema di salvaguardia e di senso di responsabilità. Cioè, l'appello che io faccio ai cittadini non è che arriva la zona bianca, ragazzi, festa, come dice il canale, festa grande, no? Cioè, assolutamente no. Però zona bianca in teoria è il punto di arrivo. Nella classifica delle zone, la zona bianca è l'ultimo livello, dopodiché non c'è altro. Quindi se arrivo in zona bianca che ho meno di 50 contagiati su 100.000 abitanti a settimana, vuol dire che i nostri cittadini potranno tornare alla normalità, sapendo che dovranno usare la mascherina, l'igiene delle mani, evitare gli assembramenti. Punto. È quello al quale puntiamo. Guarda, noi siamo una comunità turistica, cioè comunicare al mondo intero che abbiamo il coprifuoco, pensate, rovesciamo il concetto, se il 7 giugno comunicassimo al mondo intero che non c'è più il coprifuoco, avete presente cosa significhi a livello di prenotazioni turistiche, di ripartenza, di dare un segnale? Dopo dobbiamo dire anche ai cittadini che questo segnale lo si deve anche al fatto che qui le vaccinazioni funzionano e che coloro che sono stati vaccinati non si avvicinano più agli ospedali. Peraltro stamattina parlavo con i direttori e ne viene fuori che i quarantenni stanno ancora incazzando per volersi vaccinare. Se arrivassero ancora più vaccini apriremo ancora più spazi in agenda. Confermiamo che dalla prossima settimana, ma vi daremo informazioni più dettagliate, partiamo con gli operatori turistici. Però vi dovremo dare informazioni più dettagliate quando abbiamo risolto il problema anche dei vaccini. Ecco, le chiedo un'altra cosa che arriva da due o tre lettori che chiedono questo. Cioè loro dicono, se noi contattiamo dei medici per una visita o per degli interventi, oppure anche degli operatori sanitari per riabilitazioni, eccetera, 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 come facciamo a sapere che non si tratti di Novax? Visto che ci sono 6.000 dipendenti del sistema sanitario che non sono coperti da vaccino e almeno in parte rifiutano il vaccino. Allora, partiamo da un presupposto. Qui c'è un tema per rispondere che riguarda anche la privacy, no? Cioè, non è che tu puoi mettere un bollino su a uno, cioè, premesso che uno dovrebbe dichiararsi. Ma lasciamo perdere questo. Però c'è una prerogativa, che il vaccinato o il non vaccinato, entrambi devono portare la mascherina. Cioè, non è che uno vada al medico, il medico lavora senza mascherina perché si è vaccinato. Quindi la tutela comunque ci deve essere sempre, perché ricordo che il vaccinato, mi ha fatto una discussione anche ieri mattina, non tra di noi ma con un'altra persona, il vaccinato in linea di principio non sviluppa più le patologie che possono essere causate dal virus, ma può diventare vettore del virus, cioè può prendere il virus e trasmetterlo ad altri, ma non si ammala. Quindi il vaccinato deve portare la mascherina. Dopodiché mi chiedete, è un diritto del assistito sapere se il medico che lo cura, l'operatore, è vaccinato o no? Io penso che sia un suo diritto, però qui c'è un tema di privacy che, cioè, in un paese come l'Italia c'è più facile far dritte le banane che risolvere questo problema qua. Quindi, però la faremo una verifica. Una verifica in che senso? Dal punto di vista proprio giuridico, perché se questo è un quesito che fanno i cittadini per vostro tramite, è corretto dare una risposta. Anzi, lo porrò oggi alla riunione, ne parliamo oggi in riunione con i colleghi. Un altro casino. Sicuro? La ringrazio. Prego. Buoso, Ansa, Alda, Bevi e Vanzan successivamente. Sempre volevo tornare sul tema dei vaccini, sì, nei luoghi di vacanza e gli operatori. Pare che il generale Figliuolo abbia dimostrato una certa apertura negli ultimi sviluppi di tutto questo dibattito. A voi risulta, c'è la possibilità di... No, io non ho mai parlato con il generale, ma vorrei ricordare, cioè, la conferenza dei presidenti si riunisce e discutere anche di questo tema. Il Veneto lo pone perché, insomma,
Veneto vive di turismo, quindi è logico che lo ponga per primo il Veneto, che l'abbia proposto per primo il Veneto. Il coordinamento nazionale col commissario è fondamentale, perché bisogna interconnettere tutte le realtà per lo scambio di informazioni. Però io lo trovo un fatto di civiltà, insomma, se riuscissimo a farlo, considerate che uno dei fattori limitanti non è solo quello del certificare l'avvenuta vaccinazione di un cittadino che non è del tuo territorio, ma il vero fattore limitante, per non far finta di non vederlo, è che mancano i vaccini. Perché forse ci mette a meno a dire, guardate signori, non lo possiamo fare perché non ci sono i vaccini. Per gestire un movimento del genere bisogna avere un magazzino più elastico di quello che abbiamo oggi. Però è anche vero che uno potrebbe dire, apriamo agende vaccinali con la seconda dose dedicate al turista che si prenota prima, sa se riuscirà a farlo oppure no. Anche questa potrebbe essere una soluzione. Tanto abbiamo tutti il sistema, la piattaforma informatica più o meno uguale, quindi non c'è problema. Ti basta? Grazie. Aldo Avanzà. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Quindi dalla prossima settimana si parte con gli operatori turistici mantenendo dai 40 in su e una casellina in più per gli addetti, sì, di tutto il comparto. E poi la categoria 4. Che c'è già. Sì. Va bene. Che continua ad esserci. Ho prenotato in 12.000 l'altro giorno dopo la conferenza stampa. Ok. I centri estivi mi ricorda l'assessore, assieme ai turisti. Vabbè. Sia gli operatori. Che circa il centinaio, 100.000 persone. Sì, più o meno. Va bene. E le altre categorie che dovrebbero essere riaperte, alcune ULS pare le abbiano già riaperte, operatori scolastici, personale scolastico universitario. Arrivano parallelamente, considera però che ormai stanno talmente stringendo il cerchio che se uno non è stato vaccinato per età è stato vaccinato per patologia, se non è stato vaccinato per patologia perché fa l'operatore turistico, se non è operatore turistico perché va ai centri estivi, insomma alla fine vediamo che si sta stringendo, cioè ce l'avremo sempre di meno. Tanto gli over 40 va a colpire una fascia anche di operatori del mondo della scuola e delle forze dell'ordine, pauroso, perché ce ne sono tanti. Dobbiamo scendere ancora di più, però insomma ce la facciamo. E cioè, ci sono altri dati per quanto riguarda le forniture di vaccini? Cioè oggi dovrebbe arrivare Pfizer. A quanto siamo? C'è qualche notizia? Microfono. Che hanno comunicato una diminuzione degli arrivi dal 10 al 16. Non so di quale vaccino diminuiscono, ci hanno comunicato appena arrivato una diminuzione delle consegne dal 10 al 16, però non hanno specificato cosa. Diminuzione? Sì, delle consegne previste. Cioè non ci facciamo mai mancare niente. Dal 10 al 16 giugno? Sì. Quindi dal 10 al 16 ce ne saranno meno? Sì. Erano previsti 259.436, 259.436, non sappiamo quanti meno ne arriveranno. Guardate, noi facciamo sempre il conto di avere 200.000 dosi a settimana. Una riduzione, però non è specificato quanto, quindi non so. E anche questa è una delle brutte notizie, no? Perché avere una riduzione su una settimana da 200 quasi 60.000 non è roba da poco. Quindi riassumendo, scusate, oggi dovrebbe arrivare Pfizer, ma non è ancora arrivato. Mi hanno comunicato sotto sincronico. Lo chiediamo. Giugno non doveva essere il mese della svolta, così aveva detto Figliuolo. Cioè se dal 10 al 16 abbiamo una riduzione, è una svoltina? Vabbè. Poca roba. Poca roba. Vabbè. E l'altra cosa invece, quando lei dice, Presidente, che per noi si dovrebbe aprire tutto, anche le discoteche... In zona no, bianca. Allora sulle discoteche noi non riusciamo perché lì c'è il decreto, non è prevista ancora alcuna data, però è pur vero che sulle discoteche stiamo lavorando una sperimentazione, però ad oggi non possiamo anticipare nulla, nel senso che pensiamo a una sperimentazione, attenzione ve lo dico, che poi non si capisca pan per polenta in giro per il mondo, del fatto di capire col CTS, di capire se si può prendere uno o due locali e provare a monitorare, a capire cosa succede all'interno, no? Ma come il tema dei Luna Park, eccetera. Cioè bisogna anche porsi il problema, non è che possiamo dire a questi operatori economici che stanno chiusi sine die, fino a quando qualcuno deciderà di riaprirli.
Quindi qualcosa dobbiamo fare. Scusi, la sperimentazione è un'idea del Veneto oppure una cosa che volete fare col CTS a livello nazionale? No, no, è un'idea che vogliamo partire noi come Veneto, ma vogliamo avere ovviamente ragguagli dal CTS nazionale. C'è già stato qualche esperimento in giro per l'Italia, però insomma noi potremmo fare una roba più poderosa, anche viste i locali che abbiamo. Il che non vuol dire sperimentare per aprire di tutti, cioè sperimentare con uno, due, tre locali e fare un monitoraggio di quello che accade. Però vogliamo fare un progetto prima. Allora, Pfizer, come è previsto, è arrivato oggi 167.000 dosi. Queste? No, sì, l'altro ieri, Moderna. Due giorni fa. Lunedì era arrivate 29.000 di Moderna e 10.000 di AstraZeneca, erano quelle. Ma sentite, questo è il contratto europeo e il rapporto che abbiamo con queste big pharma che mandano. Altro? Altre domande, colleghi? A posto. Grazie. Scusate se ho voluto intervenire autonomamente sulla vicenda che non è Covid del signor Zennaro, però ritenevo utile che fosse data anche un messaggio un minimo anche ai tantissimi che hanno chiamato, e quindi ci tenevo in particolar modo. Adesso risentirò il ministro Di Maio anche oggi e vedremo di capire come ne veniamo fuori. Grazie, buon lavoro. Noi ci siamo domani, venerdì no.